Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi faremo insieme pollo al curry con latte di cocco, accompagnato con del riso bianco. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci serviranno dei petti di pollo, latte di cocco, farina, curry, olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo tritato e del riso. Andiamo insieme alla preparazione. Per prima cosa ci occupiamo del riso, quindi andremo a mettere un filo d'olio in una padella. Aggiungiamo un bicchiere d'acqua, più o meno. Un po' di sale. Portiamo ad ebollizione. Quando l'acqua bolle, buttiamo il riso. Mescoliamo, abbassiamo la fiamma. Lasciamo quindi cuocere il riso fin quando non ha assorbito tutta l'acqua. Nel frattempo andiamo a tagliare a striscioline o a pezzettini i petti di pollo. A questo punto aggiungiamo il curry, più o meno un cucchiaio abbondante. E mescoliamo bene per far insaporire bene la carne. Una volta mescolato bene il pollo col curry, li andiamo a infarinare. Abbiamo infarinato gli straccetti di pollo, ora abbiamo preso una padella, abbiamo fatto scaldare dell'olio e adesso andiamo a cuocere gli straccetti di pollo, li facciamo rosolare bene. Quindi a fuoco alto, medio alto, li cuociamo per 4-5 minuti. Quando il pollo è ben rosolato, andiamo ad aggiungere il latte di cocco. Abbassiamo quindi la fiamma e lasciamo cuocere per altri 3-4 minuti. Non ci resta che aggiungere sale e pepe. Mescoliamo bene e andiamo poi ad impiattare. Ecco qui pronto il nostro pollo al curry con latte di cocco. Una ricetta molto semplice, veloce e come sempre super gustosa. Spero vi sia piaciuta, lasciate i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale. Ciao e buon appetito a tutti da Sapori e Odori di casa mia!